Salve Commodori, proseguo con Odyssey, le avventure a piedi dentro Elite, visto che settimana scorsa abbiamo sbloccato Hiro Ferrari, che poi è una lei, ma non stiamo a fare distinzioni di genere. Vuole 15 settlements, defense, plans, sono nello spazio, cercare innanzitutto cosa cavolo sono, e sono dei data, e poi volevo sapere dove erano giustamente per trovarli. Quindi non li ho ancora trovati, ma sono vicino forse. Naturalmente, vista la tipologia dei miei tutorial, lo scopro insieme a voi se li trovo o meno. Quindi quello che c'è da fare è cercare un sistema. Io vi consiglio Alici, che in questo momento, grazie a Depardo, che ci è già passato da questi problemi, mi ha consigliato qua perché ci sono tanti irregular markers. Appunto, trovate un sistema dove ci siano tanti pianeti landabili, cioè dove si possa atterrare, ma vi consiglio di venire direttamente qui ad Alici perché guardate quanti ce n'è. Io mi sono scansionato col DSS, di Tail Surface Scanner, le sonde, è fondamentale, se no non li trovate, e voi ve li mappate tutti fino a che non trovate appunto un irregular markers o con threat minaccia 2 o con threat 3, perché quello dovrebbe essere un satellite, uno skimmer, satellite schiantato dentro il quale ci sono questi data settlements defense plans. Onestamente non lo so se è così, scopriamolo insieme. Quindi mi ributto in Super Cruise e andiamo a vedere se è vero. Ovviamente lo vedete blu perché l'ho già mappato e ci sono addirittura sette biological diversi. Ma noi andiamo a pesce dentro gli irregular markers. Ovviamente, trattandosi di un thread 2 o thread 3, spammano gli scav. Quindi vi straconsiglio di scendere con una nave media o piccola, perché è più comoda da manovrare, in questo caso il Diamondback Explorer, e con un SRV. Io ho preso l'SRV da guerra, come si chiama, il Scorpion, ma anche se avete l'altro, si fanno a piedi, anche perché io voglio scendere con la tuta da scavenger, se non sbaglio ce l'ho già, sì, scav. E avviciniamoci. In questo caso io sono su Alici 3E di Empoli. Andiamo a vedere, speriamo, anche perché per trovare sti regular markers di thread 2 ci ho messo 3 ore fino a che non è arrivato Depardio, che mi ha detto vai lì, e allora al quinto pianeta l'ho trovato. Sui forum vi dicono di andare sui sistemi anarchici, perché così se ammazzate qualcuno non correte il rischio di taglie. Anche se in questo caso, trattandosi di criminali scavenger, non dovrebbe esserci questo problema. Io sono atterrato malissimo. Andiamo a vedere, direi si vede molto bene. Visione notturna. Ovviamente col culo che ho trovato la parte in ombra del pianeta. C'ho anche sti fari in faccia per... Ho cambiato il posizionamento delle telecamere e quindi è lontanissima quella luce. Mi tocca avere una luce qua, ma vuol dire che non ci vedo niente di niente. Quindi è un satellite scassato? È Superman? Cos'è quella roba? Ok, direi che si sono allertati. Quelle lucette lì sono nemici. Io non riesco a capire se quello è un satellite scassato o una casettina o che cavolo è, però direi atterriamo e andiamo a ammazzarli tutti. Però non mi prendono bazzucate la nave. Ho visto un'altra nave in lontananza arrivare. Speriamo bene. Speriamo
Spengiamo i fari, accendiamo la night view, sono già tutti rossi, triangolini là dietro. Ma noi abbiamo una discreta potenza di fuoco. Quindi saliamo in torretta. Striker. Se li becco anche da qua giù. Ok, ho iniziato a sparare, direi di forse devo andare un po' più avanti. Ok, questo fa male, c'è il plasma, maledetto. E mori. Ok, lui è morto, l'altro è andato a nascondersi, maledetto. Oh cazzo. Maledetto. Cazzo, questi sparamissili. Che è morto. Mi sa che sto per morire. Bene. Allora, occhio, non è facile come mi aspettavo. Però per fortuna avevo doccato prima e quindi ho venduto tutto, non dovrei aver perso nulla, no cargo, claim bounties, vabbè, erano quelle che avevo appena guadagnato, quindi Leopoldo mi ha fatto fuori e a questo punto redeploy, conferma il redeploy e ritentiamo. Se non c'è più l'irregular markers numero 2, giuro che cazzo. Scorpion cannot deploy destroyed, quindi bisogna andare, visto che sono morto a piedi e non sulla nave, a ricomprarlo. E a questo punto direi che posso allegramente, allora era E come Empoli, posso accelerare il video tranquillamente e vediamo se questa carrier accoglie anche persone non del squadrone. Dock in access all, ok, allora vado su questa White Squall e mi riparo il cacchio di SRV, ritorno e stavolta ci sto un po' poinino più attento e accelero il video e ci vediamo fra poco. Ne approfitto perché Manuboom Aor mi stava chiedendo se avevo trovato un ammonia terraformabile e io ce l'ho riportato qua su Irandan, ma non ci sono stato. Poi un PO1 type anomaly che dovrebbe essere P-type forse qua dentro, anche questa purtroppo non ci sono stato. PRU Aishes Aishes NCM. Un Roseum Sinuous Tuberus. Dovrebbe essere qui. Non c'è. Sarà questo. Eccolo.
Anche questo mi dispiace, non ce l'ho. Qua dice Niea. Che poi cliccandoci sopra te lo dovrebbe far vedere. Comunque mi ha detto non funziona. Datemi una risposta anche voi. Purpureum Goad Mollusk. Purpureum Goad Mollusk. I molluschi dovrebbero essere questi. Questo è un mollusco fumarola, forse. Purpureum. Neanche uno ne ho trovato di questi, quindi purtroppo non riesco a darti una mano. Avrei voluto, ma come hai visto, nessuno di queste cose l'ho trovato qua nell'Inner Onion Spur, che è dove c'è la bolla. E vediamo di doccare. Mi fai doccare, vero? Mi fai doccare. Perfetto. Perché doccando posso finalmente riprendere l'SRV e ritentare. Ho visto che non era scomparso, spero non scompaia. L'Irregular Marker Thread 2. Venirci con una nave da guerra, uno può direttamente bombardarli dall'alto. Però io ho preferito venire con. Piccolo Diamondback. No, non mi dire se è incastrato. Dai, scastrati. No, possibile. Sei incastrato. Eh sì, sono rimasto incastrato, mi è toccato far volare via la nave, poi l'ho fatta tornare, poi sono sceso, poi mi sono rimesso ad attaccare male i vari personaggi, le settlement, ci ho messo ore ed ore per ucciderli ogni volta tutti, trovarmi di fronte allo skimmer, buggatissimo perché è trasparente nella sua base, e poi scoprire che i famosi data che stavo cercando non c'erano. Questo l'ho fatto per un giorno intero, poi non ho potuto il secondo giorno, il terzo giorno mi sono rimesso a farlo e sono incappato negli stessi identici problemi. Non reincastrare l'SRV sotto una nave, quella lo ammetto è una peculiarità mia, ma trovare solo sistemi buggati. Allora, i regular markers thread 2 possono essere o SRV rotti, ovviamente buggati perché vedete l'SRV sotto la sabbia e i pannelli sospesi nel vuoto, o quello che interessava a me, skimmers. Che sono rotti e quello mi interessava perché al di là dei bug palesi che c'erano, perché ci sono le cose sospese in aria, gli skimmers, a differenza degli SRV, hanno questo pannello dei data da cui potete scaricare dati. Stessa cosa la potete fare nelle basi quando le razziate o se ve lo danno come missione. Quindi, per esperienza, avendo passato 3 giorni praticamente a cercare sti data qui. Non so se vi conviene razziare le basi, però alla fine chi la dura da vince, e grazie soprattutto ad Adepardo, e ora vi metterò il momento in cui sono riuscito a prendere quel benedetto dato, dopo veramente tante tante ore che mi dava roba diversa o non mi dava nulla, e alla fine l'ho scaricato. Però ecco, allora, primo, i combattimenti che ho fatto io l'ho sbagliato perché con l'SRV da guerra bisogna andare proprio addosso agli omini, cioè stare vicinissimi, sparargli, mettere 4 su weapon, 2 su weapon, 4 su shield, su system, e da lì farli fuori nel più breve tempo possibile. Perché se gli sparate da lontano, questa SRV qua, come cavolo si chiama, insomma, è quello fatto per il combattimento, lo Scorpion mi sembra, non serve. Da lontano c'è una mira proprio che. I proiettili vanno ogni dove. Da vicino, invece, anche con 2 pippe e basta su weapon, beh, gli togliete la shield e li ammazzate veramente velocemente. Quindi conviene andare vicino. So che fa paura perché ce n'è sempre un paio in questo caso che vi sparano bazzucate, quindi vi buttano giù anche loro. Sono morto, non a caso. Ma da lontano loro vi beccano, voi non beccate lui. Con questo microfono ogni piccolo rumore è un'esplosione di gioia. E vabbè, comunque, al di là del. Ora vi faccio vedere il momento in cui l'ho trovato, perché non potevo pubblicare il video se non trovavo almeno un Defense Settlement Plans, che è quello che cercavo e che vi interessa. L'ho fatto con tanta pazienza, andando in questo caso l'ho trovato su un sempre Irregular Marker Thread 3 e ho slogato e riloggato, in realtà.
Depardo ha fatto questa cosa perché anch'io ci stavo provando, però a me non è andata bene, lui è andata bene, le ha trovato uno e l'ho preso. Ne serve 15 per sbloccare l'ingegnere successivo, quindi in bocca al lupo, grazie per i blag, per i bug Frontier. Ciao. Allora, eccoci qua, grazie al gentile invito di Lord Harald che è riuscito a trovare nello stesso Threat 3 i regular markers, i famosi defense che sto cercando da 2 giorni. Sto andando nella sua istanza dove è lui, nella speranza di trovare gli stessi dati all'interno del cacchio di coso lì dove ci sono i dati. E speriamo, ora, dato che nel momento in cui dropperò rispawnano, lui si è messo in allerta e io sto piano piano scendendo sul pianeta per beccare il glide e non uscire fuori troppo lontano. Facciamo la visione notturna. Quindi adesso ti dovrebbero rispammare. Sono a 4 km dalla tua nave. Parcheggio dove hai parcheggiato te. Hai lasciato i fari accesi. Ah no, quello sei te, non è la tua nave. Porca vacca. Andiamo accanto alla tua nave. Quello con i fari accesi è il tuo SRV. Ancora l'autodocking? Ma porca, Fa fatica. giuro che non ti aspetto più. No, è sceso al volo alla prima. Sono sull'SRV. È andata bene. No, in questi pianeti qua con un Diamondback non trova problemi. Ci sono, occhio al respawn. Respawn. Dislessing. Li vedo, mi sembrano siano quelli in alto a sinistra, no? Qui dove te lampeggio. Vedi, lampeggio. No, vedo il tuo SRV. Ma poi con l'SRV, ma se con l'SRV locca il regular markers a livello 3, no? Ah, tra i contatti. Ero loccato. Tra i cosi, navigation. Sì, fatto. 300 metri, no, non voglio investirti. Ma perché devi arrivare per forza fino a qui? Vengo vicino. Stavo dentro per vedere se rispawnano in modo da sparare. Ma non hanno respawnato. No, non hanno risposto. Ottimo. Tra l'altro l'avrei detto. Mi sembrava di averli sentiti. Sceso. dai. Vediamo adesso un momento topico. Andiamo in questo cacchio di baghettone aperto. Vediamo Lord Harald di fronte al terminale. Premiamo E. Settlements Defense Plan. Grazie, Ade. Seleziono tutte e due. Download. No, sei te che fai, ok. Sì, sono io, sono io. Ma e 100% presi i Settlements Defense Plans dopo 2 giorni, grazie da Depardo. Ciao, Sloggo, grazie. riloggo. Grazie mille. Vai, no.